Che mi ascoltano, dei ragazzi. Vorrei che mi seguissero qui. Vieni Alessio. I tuoi amici dove sono? Beh, lo canti tu con noi, va bene? Il canto di Vittoria. Quando mi hanno detto andiamo alla casa del Signore. Salmo 122, 1. Salmos 122, 1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Cantiamo ora il canto numero 486. Non verrà proiettato. Ah, sì, verrà proiettato. Buongiorno a tutti, nuovamente. Allora, questo salmo per voi funziona? Sì? Io senza volerlo, questa mattina ho vissuto l'esperienza di questo salmo perché dopo la scuola del sabato sono uscito per andare nella sala di là e stava arrivando, credo si chiami Xenia, è entrata e mi è venuta incontro, lei entrando, io ero già dentro, ero un po' preso dai pensieri che aveva, è entrata e mi è venuta incontro, mi ha fatto un grande sorriso così, mi ha detto buongiorno. È così che entrate anche voi in chiesa il sabato?
Sì, tutti, vero? Buongiorno! No, non sempre, vero? Qualche volta entriamo anche un po'. Ecco, allora, io questa mattina vorrei che noi potessimo prendere un po' di tempo per riflettere sul fatto che noi veniamo in chiesa per essere allegri. È il miglior modo per predicare il Vangelo. Io mi sono rallegrato quando mi hanno detto andiamo alla casa del Signore. Noi veniamo in chiesa per essere allegri? Eh? Soprattutto? E siamo allegri quando siamo in casa del Signore? Sì, anche? Io direi che un 50%, vedo un 50% che mi sorride, un 50%, adesso molti più seri vedo in realtà. Eh? Vi dovete svegliare ancora. No, perché in effetti noi facciamo un po' fatica a essere allegri venendo in chiesa, anzi certe manifestazioni di allegria ci mettono un po' in difficoltà. Non so se siete mai stati a delle funzioni di comunità, per esempio di fratelli africani o pentecostali. Siete mai stati? Cosa avete notato? Ballano, cantano, alleluia. Diciamo che adesso non vi mettete a fare sta roba qua mentre predico io, perché poi dopo uno... Però, cioè, si viene in chiesa per essere allegri. Io credo che molto spesso invece noi siamo convinti che si è allegri quando si guarda la televisione e c'è... Adesso Beppe Grillo si ride un po' meno, no? Una volta si rideva di più, però... quando c'è Brignano, quando... noi è lì che siamo allegri. In chiesa invece siamo tutti seri. Perché siamo tutti così seri? Eh? E quindi nella Bibbia c'è scritto che per ascoltare la parola bisogna essere seri, immusoniti, tristi. Come? Bisognerebbe avere gioia. Avete sentito cosa è stato detto? Questa cos'è? Come si dice? È la sinistra, no? È la destra questa. Dall'ala destra all'estrema destra? Allora, se vi ricordate, io ho chiesto una volta, perché abbiamo le panche in chiesa? Eh? Allora, quello è già una cosa importante, perché non so se voi lo sapete, ma allora, venerdì scorso sera abbiamo avuto una funzione con 4 ministri della parola, chiamiamo così. 2 erano di origine ortodossa, no? Non so se avete mai assistito alle funzioni ortodosse. Le funzioni ortodosse durano 3-4 ore, in una chiesa che non ha una panca, una sedia, niente, 3-4 ore in piedi, 3-4 ore in piedi. Noi abbiamo le panche, ma le panche perché ce le abbiamo? Per stare comodi, dice Gabriella, è un passo avanti, no? Ma poi perché abbiamo le panche e non le sedie, per dire, per esempio? Per risparmiare spazio? Fanno meno rumore, vabbè, forse sì, anche, ma perché sono imbottite. Anche le sedie imbottite fanno meno rumore. Eh? Per stare più vicini. Io credo anche, adesso le vostre non sono molto così, però se andate nelle chiese più antiche, e credo anche perché la panca fa chiesa rispetto alle sedie. Se voi entrate in una chiesa, sono tutte sedie. Più ordinato, poi molte chiese hanno la panca con l'inginocchiatoio,
No, la panca fa chiesa. Ma perché fa chiesa la panca? Perché noi viviamo in una cultura in cui la chiesa è fatta di una cosa alta, fatta di vetrate, fatta di panche. Ma se voi ci pensate funzionalmente, per come siamo noi, le panche non sono poi così comode. Perché noi alla scuola del sabato facciamo le classi della scuola del sabato e allora vedo che c'è chi deve trafficare, eccetera. Abbiamo inventato la panca reversibile. A Firenze ci sono le panche reversibili. Ogni due panche ce n'è una che ha lo schienale che si sposta, per cui quando si fa la classe della scuola del sabato lo spostiamo e ci sediamo. Però una sedia per fare cerchio e per discutere sarebbe più comodo. Noi abbiamo le panche perché la tradizione cattolica nella quale noi viviamo ha le panche. E per noi nella nostra testa la Chiesa è il luogo dove ci sono le panche. Così come la Chiesa, nella tradizione cattolica, è il luogo dove si viene allegri, contenti, gioiosi, si balla? No. Cioè, in una Chiesa cattolica non si entra per ballare, o per ridere, o per scherzare. Ok? O sbaglio? Non sto sbagliando, è così. Allora, noi siamo più cattolici di quanto pensiamo, crediamo o vogliamo lasciar credere di essere? Com'è? Con riverenza. Eh sì, difatti è bene aspettare in silenzio, dice il profeta, no? La grazia dell'Eterno, lo dice il profeta, lo dice. Però, questo che versetto è, sorella? Ok. No, però ha detto l'allegrezza, dice l'angelica, deve essere, l'avete capito, deve essere nell'interno, no? Dentro di noi. Non deve essere così esplosiva che si veda, diceva, mi sembra che dicesse così. C'è un versetto che dice questo? Io ricordo dei versetti che dicono siate sempre allegri, no? Beh, se dice però sempre, io credo che sempre includa anche la Chiesa. Cioè, il sempre non è esclusivo, è inclusivo. Sempre, siate sempre allegri. Solo che noi, nella tradizione cattolica, ma non solo, nella tradizione protestante e calvinista, che noi critichiamo, la riverenza, essere riverenti nel luogo di culto e di fronte a Dio, significa stare in silenzio, immusoniti. È questo. Gli ortodossi dicono stare davanti al Signore bisogna fare un sacrificio e quindi bisogna stare 4 ore in piedi. È un segno di riverenza nei confronti di Dio. Ok? Allora, io volevo segnalare queste cose perché in realtà noi pensiamo di avere capito che cos'è la fede, il Vangelo e di averlo interiorizzato, ma poi, ed è lì che è il problema del profeta che dice bene stare in silenzio davanti al Signore, noi non siamo capaci di fare silenzio dentro il nostro cuore per ascoltare la parola di Dio. È questo che vuol dire il profeta quando dice bene stare in silenzio davanti al Signore, no? Allora, è vero che ci vuole il silenzio anche durante il momento del culto, perché sennò io non riuscirei a predicare, no? Ok. Però il silenzio lo dobbiamo fare dentro di noi per lasciare che Dio ci faccia capire delle cose. E oggi io vorrei condividere con voi questo per renderci consapevoli di come questo processo cambia gli uomini e in particolare un uomo, Paolo, che aveva percepito e capito
alcuni concetti del cristianesimo e del Vangelo che lo hanno trasformato nell'apostolo delle genti. Nell'apostolo delle genti. Paolo aveva capito fino in fondo il significato di queste parole del profeta Isaia che dice: io ti li condurrò sul mio monte santo e li rallegrerò nella mia casa di preghiera. I loro olocausti, i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare. E quindi qui sembra che si parli del tempio, della chiesa, della religiosità riservata ad Israele esclusivamente, ma poi aggiunge: perché la mia casa, qual è la casa del Signore? La casa del Signore è il luogo dove noi incontriamo il Signore, sarà chiamata una casa di preghiera per tutti i popoli. Per tutti i popoli. Cioè qui si dovrebbero poter incontrare tutti, tutti. E dovrebbero poter venire a pregare tutti. E Paolo questo lo aveva capito ed è per questo che è diventato l'apostolo delle genti, l'apostolo dei popoli. E volevo questa mattina soffermarmi con voi su un testo che mi ha aiutato molto a comprendere questo, perché anch'io ho dovuto fare un percorso come lo ha fatto Paolo, per capire, per comprendere che cos'è che nella mia vita è influenzato, è contaminato, che cos'è che Dio vuole che io faccia, espella dalla mia vita e che cos'è che vuole che io tenga nella mia vita. E a me sembra che questo percorso di Paolo sia abbastanza chiaro in questo episodio che ci viene riportato in Atti al capitolo 17, il discorso di Paolo all'Areopago, nel quale ci viene detto che Paolo era lì ad Atene e si trovava con i suoi discepoli che erano stati impegnati in alcune questioni per cui lo avevano lasciato lì da solo. E mentre Paolo li aspettava, lo spirito gli si inacerbiva dentro nel vedere la città piena di idoli. Frattanto discorreva nella sinagoga con i giudei e con le persone pie e sulla piazza ogni giorno con quelli che vi si trovavano. E anche alcuni filosofi epicurei e stoici conversavano con lui. E alcuni dicevano: che cosa dice questo ciarlatano? Ho sottolineato la parola, lo spirito gli si inacerbiva dentro. L'animo di Paolo era turbato, era arrabbiato, perché vedeva questa gente di Atene che era piena di idoli. E voi sapete com'era Paolo, lo conoscete Paolo? Paolo era questo. Nel libro degli Atti lui stesso si descrive, quando parla a Festo, si descrive dicendo: quanto a me in verità pensai di dover lavorare, non si legge bene, contro quest'uomo che era Gesù il Nazareno. Questo infatti fece a Gerusalemme, e avendone ricevuto l'autorizzazione dai capi dei sacerdoti, io rinchiusi nelle prigioni molti dei santi, e quando erano messi a morte io davo il mio voto, e spesso in tutte le sinagoghe, punendoli, li costringevo a bestemmiare, e infuriato oltremodo contro di loro, li perseguitavo fin nelle città straniere. Paolo sta raccontando chi era Saulo, quel Saulo che sulla via di Damasco a un certo punto ebbe un'illuminazione. Ma avete notato che lo spirito di Paolo gli si inacerbiva dentro? Paolo dentro aveva questo impulso alla rabbia. Quando le cose non andavano bene, Paolo era uno che si arrabbiava,
era uno che prendeva il toro per le corna e cercava anche di cambiare le cose, perché questo brano era un brano che ci ricorda che lui stesso che riporta quello che lui stesso dice di sé. È un brano nel quale lui dice: io ero infuriato e volevo fare in modo che questa gente scomparisse. Volevo fare in modo che questa gente scomparisse. E lui stava andando a Damasco, nei paesi stranieri, come dice qua, perché? Perché voleva catturare gli ebrei e metterli in carcere. Aveva le lettere del Sinedrio. E sentite anche cosa dicono di Paolo, in questo caso sono i suoi avversari, ormai lui è diventato cristiano, no? Però cosa dicono di Paolo coloro che volevano a loro volta eliminarlo, perché rappresentava per loro un pericolo? Dicono davanti al governatore: abbiamo dunque trovato che quest'uomo è una peste. Quindi c'è uno scambio di complimenti, no? Che fomenta rivolte fra tutti i giudei del mondo, è il capo della setta dei Nazareni, egli ha perfino tentato di profanare il Tempio, perciò lo abbiamo arrestato e volevamo giudicarlo secondo la nostra legge. Allora Paolo vive, è un esponente, tra l'altro lui era uno dei farisei, lui è un esponente di un mondo nel quale non ci sono mezze misure. Nel quale o sei con me o sei contro di me. E quando sei contro di me ci sta anche che io ti elimini. È così che funzionava al tempo di Paolo. Era il tempo di Gesù Cristo, che è stato crocifisso. Paolo era imbevuto di questa cultura. E per cui, quando lui arriva ad Atene, Saulo, che è dentro di lui, che non è che noi cancelliamo la nostra natura, Saulo, che è dentro di lui, vede queste cose che adesso lui sa che sono sbagliate per gli ebrei, per l'ebreo che è in lui, sono sbagliate per il cristiano che è diventato, e quindi lo spirito gli si inacerbisce dentro. Gli si inacerbisce dentro vedendo tutta sta gente che è fuori dalla grazia di Dio. E Paolo decide di intervenire, di fare qualcosa. Però Paolo nel frattempo ha avuto la via di Damasco, la sua via di Damasco. Paolo è stato in silenzio davanti al Signore e ha capito che alcune cose non funzionavano così come aveva imparato, così come pensava che dovessero funzionare. E allora, nonostante lo trattino di cianciatore, quindi anche quella è un'offesa, no? Cosa vuole questo cianciatore? Non sono stati teneri con Paolo. Lo portano su questa piazza dove si discute delle idee e Paolo a questo punto prende la parola. Paolo, stando in piedi a mezzo all'Areopago, disse, e guardate cosa dice Paolo. Paolo dice: voi siete degli idolatri, non avete capito niente, perché adesso io vi annuncio in chi dovete credere. E se non credete a questo Dio, sarete tutti eliminati. È questo che dice Paolo. Questo avrebbe detto Saulo, prima della via di Damasco. Questo sarebbe stato il percorso di Saulo, era il percorso di Saulo. Ma Paolo cosa dice? E questo è il miracolo di ciò che il Signore fa dentro la nostra vita. Paolo dentro di sé è arrabbiato, ha lo spirito che gli si è inacerbito. Eppure lo spirito di Dio, il suo spirito è inacerbito, ma lo spirito di Dio lo fa ragionare, riflettere e lo aiuta a scoprire qualcosa di buono anche in quel male che lui ha visto. E che cosa c'è di buono in quel male? Di buono è che se ci sono tanti idoli, vuol dire che queste persone comunque hanno
una sensibilità religiosa. E allora Paolo dice: ateniesi, vedo che sotto ogni aspetto siete estremamente religiosi. Gli fa un complimento. Gli fa un complimento. La vedete, la sentite come la sento io questa cosa? O sono io che sto alterando i testi? Gli fa un complimento. Paolo fa un complimento dicendo agli ateniesi che hanno degli idoli per tutti gli dèi, gli dice: siete estremamente religiosi. Poiché, dice, prosegue, passando ed osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto: al Dio sconosciuto. Paolo non solo, e questa è una cosa anche molto importante, perché Paolo non solo gli fa un complimento, ma glielo fa motivato sulla base di un'osservazione. Non è che Paolo è stato ad Atene, ha visto tutti sti idoli e la sua testa ha fatto automaticamente: no, no, non voglio vedere, no. Paolo ha osservato, ha guardato, ha scoperto che c'era un altare, che c'era un altare al Dio sconosciuto. Non credo che l'altare al Dio sconosciuto fosse quello principale che gli ateniesi adoravano. Sarà stato un piccolo altare in un angolo. Beh, Paolo è stato così attento, un osservatore così acuto, ha visitato Atene che ha scoperto anche l'altare al Dio sconosciuto. Paolo si è messo in gioco davanti a questo fenomeno, a questa situazione. Ha detto: ma è vero, sono fuori strada. Dentro di lui ha avuto questa reazione, però ha detto: ma ci sarà qualcosa sulla quale poter costruire un legame? E il Signore, io sono convinto, il Signore, perché questo sono i miracoli che fa solo il Signore. La capacità di trasformare l'animo di un uomo, di una donna, di una persona. E il Signore lo ha illuminato, gli ha fatto cogliere quell'altare al Dio sconosciuto, e a partire da quello Paolo costruisce: ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annuncio. E spiega chi è questa divinità, no? È una divinità che è il Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mano d'uomini, non è servito dalle mani dell'uomo, come se avesse bisogno di qualcosa, lui che dà la vita a tutti, il respiro e ogni cosa. Cioè gli dice: guardate, implicitamente, ma in modo molto preciso, sostanziale, questo Dio è qualcosa che non ha niente a che vedere con i vostri idoli. E lo può dire perché li ha osservati, perché quelle persone hanno capito che lui li stava ascoltando. Li aveva ascoltati, anche se non avevano parlato. E nel versetto 29 dice ancora un'altra cosa Paolo, di cui non sempre siamo sufficientemente consapevoli. Noi abbiamo tendenza, come dicevo venerdì scorso a sera, e non ce ne accorgiamo, noi abbiamo tendenza a definire il mondo in noi e loro, in io e loro. E in qualche modo anche leggiamo la Bibbia in questo modo, facendo delle separazioni e delle differenze. Ma guardate, Paolo, versetto 29, dice: essendo dunque discendenza di Dio. Chi è discendenza di Dio? Chi è discendenza di Dio? Tutti. Paolo e gli ateniesi. Quindi, qual è il pronome personale giusto in questo contesto? Essendo dunque discendenza di Dio, non dice non dovete credere, dice non dobbiamo. Noi,
Non dobbiamo credere che la divinità sia simile a oro, ad argento, a pietre scolpite dall'arte dell'immaginazione umana. Allora io vi chiedo, Paolo credeva che la divinità sia simile a oro, ad argento, a pietre scolpite dall'arte e dall'immaginazione umana? No, sicuramente in quel momento no. Ma Paolo si include, si immedesima, si coinvolge e dice: Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano. E quel dobbiamo, nel quale lui si è incluso, dicendo che lui come loro è discendenza di Dio, quindi tutti siamo figli di Dio, bene, tutti abbiamo bisogno di ravvederci. Tutti, anche Paolo. Tutti, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. E a questo punto dice il testo che quando lo sentirono parlare di risurrezione del mondo, dei morti, alcuni se ne facevano beffa, altri dicevano: su questo ti ascolteremo un'altra volta. E così Paolo uscì di mezzo a loro. E io ricordo sempre che mio nonno, quando parlava di questo testo, del discorso all'Areopago, e molti commentatori sono abbastanza critici, questo discorso di Paolo sull'Areopago lo interpretano in modo come una sconfitta. E dicono: ecco, Paolo ha cercato con la sapienza umana di convincere gli ateniesi, non ha avuto risultato, e allora a quel punto scrive Prima Corinzi 2, in cui dice: noi predichiamo Cristo e Cristo crocifisso, e non ho voluto sapere altro, né sapienza umana né altro. In realtà questo è un nostro modo di pensare, e comunque se anche dovessimo ragionare in termini di come gli effetti delle parole di Paolo hanno prodotto nuovi credenti, il versetto 34 ci dice che ciò che Paolo ha detto in quel momento ha funzionato, perché alcuni si unirono a lui e credette. Cioè l'aver avuto la capacità di costruire un ponte, di costruire un legame a partire da quello che lui aveva visto, aveva permesso comunque ad alcuni di attraversare questo ponte, di superare la barriera che esisteva fra loro. E qui ci sono anche dei nomi, per a scanso di equivoci, no? Per dire, non è che sono delle storie. Io credo che questo episodio di Paolo, come anche diverse parole di Gesù che adesso non andiamo a menzionare, a rileggere, però ci debbano aiutare a capire che il nostro mandato in quanto cristiani, in quanto autentici credenti della parola di Dio, sia che noi dobbiamo essere inclusivi, che non vuol dire rinunciare a quello che sappiamo, a quello che il Signore ha fatto per noi, a quello che siamo e che abbiamo capito di dover essere. Al contrario, vuol dire trovare il modo di far sì che anche gli altri possano diventare come noi. E per fare in modo che qualcuno diventi come noi, non possiamo dire: tu stattene di là che io sono di qua. Se io ai miei figli voglio insegnare un comportamento, non posso dire: guarda, tu stai in quell'altra camera e io sto di qua e mi comporto da cristiano e tu devi imparare. No, il mio figlio devo portarmelo con me. Deve vivere con me, deve vedere io come faccio. Se no, se lo tengo a distanza, lui non impara niente. E la sorella White dice che il rispetto del luogo di culto, di cui abbiamo parlato all'inizio, no? Della casa nella quale vengono a pregare tutti i popoli, la sorella White dice: fratelli, a meno che non vi abituate a rispettare il luogo di culto, non riceverete nessuna benedizione da Dio. E dice: potete sì adorarlo formalmente, ma non vi sarà nessun servizio spirituale.
Cioè, possiamo venire qua e ripetere le nostre usanze, perché sono anche quelle le nostre usanze, che sono diventate le nostre tradizioni. Possiamo sì fare tutto questo, ma non vi sarà nessun servizio spirituale. Tutti dovrebbero sentirsi di trovare in presenza di Dio, anziché soffermarsi sui difetti e sugli sbagli altrui. Dovrebbero esaminare diligentemente il proprio cuore. E se dovete confessare i vostri peccati, compiete il vostro dovere e lasciate che gli altri facciano il loro. È un istinto umano quello di guardare all'altro piuttosto che a noi stessi. È un istinto umano trasformare il momento di culto nel momento in cui io valuto, soppeso, giudico quello che è il pensiero del mio vicino, quello che è la sua vita, eccetera, eccetera. E la sorella White continua dicendo: io avverto la Chiesa Avventista del Settimo Giorno di andare molto cauto nell'accettare ogni nuova nozione, nell'accogliere chi pretende di avere delle grandi luci, ma la cui opera consiste nell'accusare e nell'abbattere. I credenti prestino ascolto alla voce dell'angelo che dice alla Chiesa: avanti insieme, la vostra forza sta nell'unità, amatevi come fratelli, siate misericordiosi e cortesi. Come ho accennato alcune volte, noi a volte siamo così bravi a fare, a creare la nostra identità in contrapposizione, che alla fine non solo ci contrapponiamo con quelli che consideriamo fuori dal nostro ambiente, ma ci contrapponiamo anche tra di noi. Anche tra di noi. E quando qualcuno viene e dice: no, non va bene così, no, questo non è quello che bisogna fare, no, si sta andando fuori dalla tradizione, dal patrimonio, noi, questa è la cosa strana, perché noi siamo usciti dalla tradizione, no? Noi abbiamo condannato la tradizione della Chiesa cattolica, dei protestanti, e oggi diciamo: attenzione, non è così che facevano i pionieri. Poi, ma i pionieri, sapete quando vivevano? Quando è che hanno vissuto i pionieri? 1800, da 44 a 905 se prendiamo la sorella White, 908 se prendiamo la sorella White. E quante cose sono cambiate da quell'epoca? Adesso il mio smartphone è lì sopra perché mi serve per fare tecnologicamente le proiezioni. Chi ce l'ha uno smartphone? Me lo fate vedere? Ce l'abbiamo tutti, ok? Uno c'è che non ce l'ha. Non sono sicuro, Carmi, dopo mi fai vedere il tuo telefono cos'è. Però, da quanto tempo è che esistono gli smartphone? Quanti? Quanti? Dite la foto, non sento proprio, eh? Il primo iPhone è stato presentato da Steve Jobs nel 2007. Il primo smartphone, non sto parlando di telefono cellulare, sto parlando di smartphone, quello per cui voi andate su internet, su Facebook, scambiate la posta, WhatsApp, eccetera, eccetera. Sono solo 10 anni e il presidente della Nokia, quando Steve Jobs presentò il primo iPhone, l'iPhone 4 o 3, mi ricordo, disse: è un giocattolo, non serve a niente. 10 anni. Quante cose sono cambiate nel nostro mondo, dai pionieri a oggi?
E sapete quante cose ha cambiato la sorella White dall'inizio della storia della Chiesa Avventista fino alla sua morte? Noi non leggiamo bene, vi consiglio di comprare il libro La vita, la mia vita, perché noi non la conosciamo mica bene la sorella White. Ci sono un sacco di cose che sono cambiate. I pionieri erano antitrinitari, ne parlavamo stamattina nella classe della scuola il sabato, erano antitrinitari. Oggi la Chiesa Avventista è trinitaria. Ma non perché l'abbiamo deciso noi adesso, l'hanno deciso loro. La Chiesa Avventista non predicava la salvezza per grazia. E dopo il 1888 hanno dovuto fare una correzione. Allora, fratelli, noi contestiamo la tradizione cattolica e poi vogliamo mettere la tradizione avventista? No, non esiste questa roba. Non esiste. Noi vogliamo mettere la tradizione avventista perché diciamo che è migliore di quella cattolica, semplicemente perché siamo ancora imbevuti di cultura cattolica. Siamo ancora imbevuti di cultura cattolica che ci fa dire che ciò che abbiamo fatto nel passato è la cosa giusta. Non è così che siamo partiti. E questo bisogna che ci riflettiamo, ci pensiamo. Dobbiamo stare in silenzio davanti al Signore. Cioè dobbiamo permettere al Signore di parlarci e di dirci che ci sono delle cose che non vanno nella nostra vita. Altrimenti stiamo venendo qua inutilmente. Lo dico molto seriamente. Molto seriamente. E non perdiamo l'occasione di far sì che il Signore ci parli. Non perdiamo l'occasione di riconoscere che possiamo sbagliare. E vorrei arrivare al testo conclusivo, che è questo, sempre dell'Apostolo Paolo. Nell'Epistola ai Corinzi conclude: poiché, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Con i giudei mi sono fatto giudeo per guadagnare i giudei. Con quelli che sono sotto la legge mi sono fatto come uno che è sotto la legge, benché io stesso non sia stato sottoposto alla legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Con quelli che sono senza legge mi sono fatto come se fossi senza legge. Con i deboli mi sono fatto debole per guadagnare i deboli. Mi sono fatto ogni cosa a tutti per salvarle ad ogni modo alcuni. Faccio tutto per il Vangelo. Non perché sono migliore degli altri, non perché io non ne abbia bisogno, non perché io sono un apostolo e sono su un piedistallo. Faccio tutto al fine di esserne partecipe insieme ad altri. Cari fratelli, il Vangelo è per tutti quanti noi, per me e per voi, perché noi possiamo essere insieme, per me e per voi e per quelli che non sono qui. È quello che diciamo quando parliamo di evangelizzazione. Allora il Signore, se noi stiamo in silenzio, ci farà vedere, ci farà capire che noi siamo più bravi ad alzare barriere, a sottolineare le differenze, piuttosto che essere inclusivi, così come invece Paolo aveva capito che avrebbe dovuto essere. Non è ipocrisia, non è falsità. È maturità, è la mia capacità di saper mettermi in gioco perché tanto so che la mia identità è posta in Cristo e nessuno me la toglierà. Perché ho capito che la mia identità me la dà Cristo che mi ha salvato, così come è in grado di salvare tutti gli altri, e se noi siamo vicini a Cristo nessuno può toglierci il dono. Può toglierci l'essenza di quello che siamo. Noi veniamo qui il sabato per acquisire questa consapevolezza, per imparare a stare insieme tra di noi e con gli altri. Il Signore ci aiuti e ci benedica. Amen.
Vogliamo ora lodare il Signore col canto numero 482. Canto numero 482. Se lo Spirito di Dio si muove in me, io canto come Davide. Se lo Spirito di Dio si muove in me, io canto come Davide. Di Dio si muove in me, io prego come Davide. Io prego come Davide. Io prego come Davide. Se lo Spirito di Dio si muove in me, io lotto come Davide. Se lo Spirito di Dio si muove in me, io lotto come Davide. Io lotto come Davide. Io lotto come Davide. Se lo Spirito di Dio si muove in me, vinco come Davide. Io vinco come Davide. Se lo Spirito di Dio si muove in me, io danzo come Davide. Se lo Spirito di Dio si muove in me, io danzo come Davide. Io danzo come Davide. Io danzo come Davide. Se lo Spirito di Dio si muove in me, io lodo come Davide. Se lo Spirito di Dio si muove in me, io lodo come Davide. Io lodo come Davide. Io lodo come Davide. Un bel canto. Stavo pensando mentre cantavo, ci vuole un po' di tempo per interiorizzare, perché vi ho visto tutti tristissimi a cantare sto canto. Preghiamo. Signore che sei nel cielo, noi ti esponiamo la pochezza della nostra umanità. Voglia tu aiutarci ad affrontare la vita con la consapevolezza dei nostri limiti e con la consapevolezza della grazia che tu ci hai concesso. E non è facile, sicuramente è complicato, però noi abbiamo un giorno deciso di seguire la tua parola e ci siamo messi in gioco, vogliamo continuare a farlo con il tuo aiuto. Accompagnaci e seguici in questo percorso e aiutaci a capire che la conversione vissuta da Paolo possiamo vivere anche noi, possiamo accogliere in noi il tuo spirito che ci renda migliori, che ci renda inclusivi,
che ci aiuti a saper vedere con gli occhi che hai tu sul mondo, gli occhi per i quali hai fatto sì che hai mandato il tuo figlio per salvare tutti gli uomini. Te lo chiedo nel suo nome. Amen. Il suo nome proclamere. Gloria, gloria, gloria sia al Re. Gloria, gloria, gloria sia al Re. Non che io abbia già ottenuto tutto questo, sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Gesù Cristo. Fratelli, io non ritengo di aver già, l'ho già afferrato, ma una cosa faccio. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della superna vocazione di Dio in Gesù Cristo. Sia dunque questo il sentimento di quanti siamo maturi, se in qualche cosa pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella. Amen. Il Signore accompagni la vostra esperienza. Prima che potete prendere posto, prima che la Betta e Gianluca ci accompagnino all'usita con musica e canto, volevo dire che sono entrate tre persone verso la fine a metà mattinata, un po' impaurite, come se fossero ospiti in questa chiesa. Si guardavano attorno e così, un po', questo è il mio locale di culto. Capisco René, Davide e Luisa che dopo 2 mesi di assenza, buon sabato, bentornati. Se mai ci parlerete il prossimo sabato delle vostre esperienze trascorse in un altro parallelo del nostro pianeta, ci fa piacere che siate tornati con noi e fra di noi, e questa è la vostra chiesa, ecco, niente da fare. Faccio sulla terra, tutto intorno mi ha deluso, ogni giorno una scusa per riempire la mia vita. Invece son felice, vive Cristo nel mio cuore, Lui mi dona tanto amore, tanta pace, tanta gioia. Dimmi allora cosa hai fatto. Ho creduto nell'amor di Dio, ma il tuo Dio è là lontano. Ha mandato in terra Gesù Cristo, è venuto certo in vano. Ha cambiato invece la mia vita, potrà farlo
per la mia. Potrà farlo solo se lo vorrà, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca ma vita eterna egli avrà, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo. Se confessi i tuoi peccati, il suo perdono ti darà, mi darà. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Ora non sarò più solo. Lui sarà per te un vero amico. Lui mi ama ed io l'adoro. E ti insegnerà tante cose nuove. È per me il più gran tesoro. E nessuno mai potrà stimare. Che nessuno può rubarmi. Sarà sempre tuo per l'eternità. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca ma vita eterna. Unigenito figliuolo, se confessi i tuoi peccati, il suo perdono ti darà, mi darà. Na 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 na.